La linea. La tecnologia. Lo stile. La forma. Il colore. Vito Paglialunga, il make-up per la tua auto. Come molti di voi sapranno, perché è stata registrata a livello di cronaca, ci fu una rapina di una certa rilevanza qui in via Duca degli Abruzzi, alla gioielleria Re dell'Oro. Questa rapina venne perpetrata il 3 agosto intorno alle 11, si raccolsero i primi elementi ed emerse che erano stati due individui a volto scoperto che dopo aver immobilizzato due commesse e il titolare, peraltro minacciandole con l'uso della pistola, apparentemente un'arma semiautomatica di colore nero, e dopo aver immobilizzato, portarono via vari monili, gioielli, orologi presenti all'interno della gioielleria, non tutto, però portarono via un ingente quantitativo di gioielli e altro, successivamente quantificato in 160.000 lire. Le indagini si sono dimostrate immediatamente difficili perché non abbiamo fruito nella circostanza di alcun supporto, ci sono venute d'aiuto le telecamere al momento non in funzione, né il sistema d'allarme, né testimonianze che avessero potuto in qualche modo indirizzare proprio nell'immediatezza le indagini. Tuttavia ciò non ha impedito che la raccolta di alcuni elementi nell'immediatezza è stata sicuramente fondamentale. Una descrizione un attimo della rapina, vi ricordate che erano state immobilizzate con delle striscette che sono queste peraltro, proprio quelle della rapina, striscette che si usano nell'edilizia, nella carpenteria, nei lavori vari, quindi avevano fatto stendere i malcapitati sotto la minaccia anche di un'arma. Dicevo, le indagini sono partite all'inizio con difficoltà proprio attesa la scarsezza degli elementi. Tuttavia, noi già il giorno successivo alla rapina avevamo due identikit, peraltro poi rivelatisi molto importanti ai fini delle indagini. Già il 4 agosto avevamo due identikit precisi. Dalle modalità, voi vi ricordate l'altra rapina che c'è stata a Ronzino, no? Più o meno. Quindi le modalità, in qualche modo l'aver acquisito esperienza in quel caso ci è servito anche per indirizzare bene le indagini, perché la modalità ci è sembrata della tipiche dei criminali che lavorano in questo campo, diciamo, lavorano tra virgolette, quindi sì. Perché l'attenzione è stata rivolta subito e nell'immediatezza verso quel territorio, certamente non escludendo altre zone che ultimamente sono molto più. Però ciò ha consentito, in relativo breve tempo, di individuare un gruppo di, diciamo, di una quindicina, 20 persone, anche attingendo ai vari archivi, che potevano in qualche modo indirizzarci verso gli autori del reato. E qui è cominciata un tipo anche
abbiamo iniziato, continuato a lavorare senza sosta fino a che c'è stata una, diciamo, la sensazione che avessimo visto giusto ci è stata data dal sequestro che c'è stato a Brindisi di alcuni orologi a casa di un ricettatore. Sono stati sequestrati alcuni orologi e monili. Subito abbiamo alcuni di questi orologi sequestrati provenivano proprio dalla rapina del re dell'oro perpetrata qui a Nardò. Quindi ovviamente la pista era giusta, siamo andati avanti e nel proseguo delle indagini che si sono svolte con la collaborazione della squadra mobile di Lecce, la squadra mobile di Brindisi, abbiamo cominciato a fare i primi riscontri, a avere le prime certezze, quindi quel quantitativo di sospettati si restringeva ancora di più sulla scorta degli elementi che via via venivano acquisiti agli altri e venivano in qualche modo confezionati poi in una richiesta. Alla fine, quando abbiamo avuto la certezza e le prove che di aver individuato due persone, a quel punto abbiamo raccolto tutti gli elementi e abbiamo fatto le richieste per i provvedimenti restrittivi al magistrato che si è occupato del caso, che è la dottoressa Carmen Ruggero. Elementi acquisiti che sono sfociati poi nell'ordinanza eseguita all'alba, alle prime ore dell'alba, a firma del GIP Maritati. Quindi i due arrestati sono Russo Marco, nato il 24/10/91, brindisino, e Dilena Davide dell'89. Dilena, di staccato Lena Davide, tutti e due brindisini. Ma nell'articolo stampa che ci vede in dialogo però c'era scritto la di Pompei. Vabbè, nato a Pompei. Residenza tutti e due brindisini. Quanti anni? Allora, Russo Marco del 91. Russo Marco, peraltro, noi l'abbiamo arrestato mentre era agli arresti domiciliari, perché è stato riconosciuto come autore di una rapina, della rapina perpetrata a Martina Franca, e nell'occasione fu arrestato in flagranza di reato. Quando è successo questo? Qualche giorno dopo, ovviamente, ma proprio credo una settimana. Poi se vedete, se voi prendete la briga di vedere nelle cronache, troverete anche questo aspetto. Russo era domiciliario? Sì. Mentre Dilena Davide dell'89, una nota importante, ecco, dobbiamo dire, è stata innanzitutto, ci è sembrata una rapina spacciata, per cui la definirei questa attività, e quindi questo ci ha, però dobbiamo dire che nell'ambito della valutazione dell'atto criminoso in sé sono state anche in un certo senso professionali, e di questa loro professionalità, tra virgolette, ne risponderanno per i reati di rapina aggravata dall'uso dell'arma e di sequestro di persona. Questi sono i reati loro contestati nell'ordinanza del GIP e sono gli stessi proposti dal PM Carnagione. Quindi, ma sfacciati perché esperti? Sfacciati perché si sono sembrati sicuri di sé fino a essere quasi spocchioso. Questo è stato l'elemento. Avevano dei precedenti specifici? Hanno sì, numerosi precedenti specifici, sì. In sostanza campano di rapine. In particolar modo, poi lo vedrete, magari questo lo potete trarre dai vostri corrispondenti di Brindisi, uno di loro, ad esempio il di Lena, non è di famiglia, Russo Marco,
non è di famiglia, diciamo, no, che sta nell'ambito della criminalità, è di famiglia normale. Ecco, questo poi sta a voi, magari scavare. Credo che siano impiegati, qualcosa del genere. Cioè, non queste sono alcune cose, non diciamo di buona famiglia, non. Cioè non vorrei dire di più perché non cresce nell'humus, insomma, della criminalità, ecco. L'humus classico della criminalità della zona 167. Certo. Ecco, quindi essendo giovani loro fanno soltanto